Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video abbiamo parlato con Perla, abbiamo visto che il sole nero si chiama Vuoto Oscuro in realtà e Summer finalmente ha risvegliato i poteri della principessa Oni. Quindi, lei ancora non è in grado di farlo al 100%, però bene o male ce la siamo cavata. Inoltre abbiamo anche combattuto contro Shuten Doji trasformati in principessa, il che è un punto totalmente a favore. Ad ogni modo, cosa ci attenderà oggi? Boh, andiamo a scoprirlo. Abbiamo 3 punti di interesse sui quali indagare. Andiamo a Viale Acquisti come primo punto. Per fortuna ho aperto i trust pack nei vari posti. Ah, ok, abbiamo altri punti qui. Ok. Bene, chi è? Oh, wow, che figata! Ah, onibutore! Mi attacco subito, esce! Bellissimo! Che figata! Vediamo un po' Shuten Doji come combatte, ma non penso di poterlo controllare. No, infatti non posso. Peccato. Vinta facilmente, wow. Sì, però Ghirigoro non mi attaccare alle spalle. Penso fosse questo uno dei primi punti di interesse. Sì. Il prossimo punto è la scuola media, quella che frequenta appunto Summer insieme ai suoi amici. Quindi è qua in piscina. Ah, ok. Della io magia, certo. Chissà chi salterà fuori stavolta. Non gioca a tennis questo? Oh? Lei? Boh, da lei non mi dispiacerebbe essere attaccato comunque. E Grazia Oscura con lei. Grazia Oscura è fighissimo come yokai perché è la classica marionetta incantata. Bellissimo come yokai. Ok, ne varia sconfitta, a posto. Mi chiedo, ma se sconfiggiamo il leader sconfiggiamo tutti? No, perché... prima non è andato via il distributore è rimasto la biopentola, mi pare, ma non vorrei sbagliarmi. O sono cadute entrambe insieme. Ah, guarda, certo, un'area un pochino più circoscritta, no, mamma mia, totalmente fuori dal parchetto. Vediamo un po' chi ci capita sto giro. Ah, Vendicanimo. Ecco. E ora che si fa? Sembra che il virus Vuoto Oscuro sia scomparso, almeno per il momento. Ma stavolta gli yokai incantati erano un po' diversi dal solito. Sì, abbiamo avuto qualche difficoltà in più ad eliminarne i residui. Questo virus Vuoto Oscuro è davvero misterioso, su questo non ci piove. Tutto bene, Summer? Sembri pallida. Sì, sto bene. Sono solo un po' stanca, tutto qui. Posso portarvi una sedia se volete. Ho preferito una sdraio, principessa. No. Non starete un po' esagerando adesso, mio signore. Oh no, ancora questi discorsi. Forse è meglio che tu non faccia ulteriori sforzi, Summer. Continueremo le nostre indagini domani. Forza, andiamo a casa ora. Principessa, vi riaccompagnerò a casa all'istante. Forza, andiamo. Ah, ecco perché. Alphonse, fino a che punto hai intenzione di accompagnarmi? Che domande, principessa. D'ora in poi sarò sempre al vostro fianco. Te l'ho già detto, io non sono una principessa. Perché non vuoi capire? Principessa, ascoltatemi. Voi siete l'unica speranza per la tribù Oni. Perché sei così interessato a lei, Alphonse? Dimmi la verità. E va bene. Come già sai, un tempo Shuka governava su Yokai World. Ma dopo l'arrivo di Vuoto Oscuro furono in molti a perdere la vita. Cosa? E tutto ciò era dovuto a Vuoto Oscuro stesso? Sì. E da quel giorno la tribù Oni perse il suo dominio su Yokai World. Per questo volevamo salvarvi. Per riprenderci ciò che ci era stato tolto. Allora cosa aspettate, principessa? Unitevi a me, avanti! Io capisco il tuo punto di vista,
Ma non potrei mai aiutarti. Ad ogni modo, ora posso proseguire anche da sola. Buonanotte. Ma principessa, siete molto stanca. Andare da sola sarebbe rischioso. No, invece, tu resterai qui. E questo è l'ordine ufficiale della principessa. Cosa? Dov'è? Cazzatissimo! Mamma mia. Non ti preoccupa, Summer. Puoi sempre trasformarti. A parte che ci sta chiudendo oggi. E anche sto amichetto, Abil Guerriero. Scappate, principessa! Restare qui è pericoloso! No! Abil Guerriero, anche tu! Dannazione, no, Abil Guerriero! Abil Guerriero. Wow! Oh! Risparmi convenevoli, Shutendoji. Non sei riuscito neanche a fermare una banda di insulsi ragazzini. E a pensare che un tempo Yokai World tutti ti rispettavano. Che cosa? Avevi un solo compito da svolgere e hai fallito miseramente. Per cui l'ultima cosa che mi resta da fare con te è sconfiggerti una volta per tutte. Io proteggerò la principessa a tutti i costi. Non perderò mai contro di te. Molto bene. Fatti sotto, abil guerriero. Bello. Ora comandiamo Shutendoji. Dimmi di sì. Oh, sì! E guarda il campo di battaglia. Cos'è? Gli ho fatto il bagnetto per caso? Bello come combatte coi pugni, oh! Bello. Praticamente è un brawler lui, bellissimo. Passo del falco, grande, si ritrae anche, si ritrae quando attacca. Wow, no, che dolore. Ah, non l'ho preso per ora. Ah, questo posso caricarlo a quanto pare. Devo un attimino aspettare. Pugno traballante che non mi fa consumare punti, ma ha comunque un minimo di cooldown, cioè non mi fa ricaricare. Ma non me li spreca neanche. Bello. Però il pugno una volta caricato al massimo attacca da solo. Ok. Bellissimo. Ho gli oggetti? Sì, ce li ho. Ok, vai. Un po' devo ricaricare, sì. Dove scappi? Guarda come corri, oh. Forrest, dove vai? Non l'ho, troppo lontano. Dove attacchi? Guarda che sto di qua, eh. Ah, mi ha fatto male davvero. Ancora un attimino. Ok, ora ci siamo, bene. E ora, amico mio. No, dai! Cavolo. Ha fatto l'attacco, si è spostato. Mannaggia te. Mamma mia, pugni proprio! Inginocchiati al tuo padrone. Bravo, così. Però io sto be be intanto mi bevo un po' di sake. Bella però, mi piace tantissimo Shutendoji Brawler. お前が相手だからな。さあ。お前は失うには惜しい手駒だ。取り付いた空なきウイルスさえ排除できれば。それが覚悟が足りぬということだ。
この男はもはや手遅れ。貴様、空泣きか。よくも凍結を。私が憎いか。いいぞ。もっと憎むがよい。貴様の憎しみが強ければ強いほど私が取り込む力も大きくなるというもの。己。 憎しみに飲まれて消え去るがよい。そうすれば鬼姫の力も探しやすくなるというもの。お前なぞにあれほどの力を使いこなせるわけもなかろう。姫にだけは手出しさせんぞ。 その体で私にかなうと思っているのか。この男まだ意識があるというのか。坂見君、凍結先生。 凍結。主天道寺様、覚悟を決めるのです。空泣きなどに姫を奪われてはなりません。私が抑えているうちにこの見事空泣きウイルスを。そんな。 のためなら部下の命など切り捨てる。我が主は覚悟を決めてくださった。妖魔界を鬼族の手に取り戻す。姫と、そして鬼族の未来を。ああ、この命我が主のために捧げられて。 もうです。凍結、お前の思いしかと受け止めた。我ら鬼族の悲願、そしてお前の仇もこの手で必ず。 Wow, ho lasciato che parlassero loro perché era doppiato, per fortuna. Quindi ho preferito lasciare semplicemente sottotitoli, anche se l'audio purtroppo era giapponese, ma va bene comunque. Quindi il guerriero è morto. Voto scuro, che cosa volevi da lui? Forse il potere di Shuka? Ma da abil guerriero lo prendo. Secondo Alphonse, Shuka era una principessa Oni davvero straordinaria. Forse con il suo potere riuscirà davvero a salvare tutti quanti. Eppure, quando Shuten Doji ha attaccato Tate, non ricordo cosa mi fosse preso. Mi sono sentita davvero forte. Ah, cosa devo fare? Anche se Shuka potesse aiutarmi, riuscirò a controllare la sua forza? Se glielo chiedi, forse sì. Link, Katie, mi chiedo se anche loro hanno vissuto un'avventura simile in passato.
Papà, che cosa faresti al mio posto? Quindi, il fatto che anche Katie sia una detentrice dello Yo-Kai Watch fa capire che comunque sia, in base al giocatore, se abbia scelto Katie o Nate nei precedenti capitoli, non importa perché ci hanno messo entrambi. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. È stato davvero intenso, davvero bellissimo. Il doppiaggio, la morte, il sacrificio di Abil Guerriero. Ad ogni modo, il video termina qui. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.